abbiamo fatto prima la richiesta a Consob, depositando il prospetto informativo. Pochi giorni fa la domanda di ammissione alla borsa telematica, Borsa Italiana, appunto per l'ammissione alla quotazione. Siamo anche reduci da un viaggio molto importante a Londra e a Milano, dove abbiamo svolto gli Early Look Meeting, che è la prima occhiata. Diciamo, sono i primi incontri con i potenziali soggetti interessati ad investire in Estra, e il risultato è stato estremamente positivo perché non solo a Milano, ma anche a Londra, dove operano i maggiori gruppi che fanno riferimento ai fondi di investimento più importanti, ai fondi istituzionali, hanno rivelato un interesse molto importante, erano anche preparati sul dossier Estra e quindi ci sono tutte le condizioni per fare bene. Ci stiamo preparando ormai da tempo e siamo pronti allo sbarco in Piazza Affari e in Borsa. È una struttura composita la nostra offerta a livello di mercato azionario. Si rivolgerà a un pubblico indistinto in Italia e anche, diciamo, all'estero. Diciamo, nei confronti dei fondi di investimento che sono definiti investitori istituzionali. In Italia poi l'offerta si scomporrà in retail e sempre fondi di investimento, quindi ci sarà anche una quota non irrilevante destinata al pubblico dei risparmiatori, a chi anche, diciamo, con piccole cifre vorrà credere nella scommessa di questa grande azienda del territorio. Estra è un soggetto economico ormai rilevante di dimensioni nazionali e pur essendoci un momento di grande fermento in borsa perché sono previste molte IPO in questa stagione di primavera, Estra è la prima multi-utility che si riquota dopo 10 anni, l'ultima fu Ascopiave, quindi c'è un forte interesse. È l'unica azienda di questo tipo che si sta per quotare e immetterà un titolo nel listino che sarà considerato long term, cioè un titolo da portafoglio, proprio per le sue caratteristiche che sono riferite a un'azienda in crescita ma stabile, quindi dovrebbe essere non un titolo speculativo, ma un titolo stabilizzante, quindi di forte interesse per i fondi di investimento e anche per i piccoli risparmiatori che vogliono investire in sicurezza. I dati dell'ultimo bilancio ci confermano la stabilità e la crescita costante della nostra azienda che ha ottenuto ricavi per 1 miliardo e 16 milioni, 87 milioni circa di margine operativo lordo, un utile netto di 17 milioni e 700 mila euro. Tutti gli indicatori sono in aumento, a parte una leggera flessione sui ricavi che è dovuto diciamo, a un calo prudenziale dell'attività di trading, che non è anche in questo caso speculativa, ma stabilizzante rispetto alle nostre necessità di approvvigionamento della materia prima. Questa gara rappresenta in parte un'importante conferma sul piano degli appalti pubblici e dall'altro lato anche una novità perché siamo cresciuti, abbiamo acquisito un lotto in più importantissimo che è riferito alla regione Valle d'Aosta, al Piemonte e alla Liguria. Con questa vittoria della gara Consip, Estra si conferma come il primo operatore nazionale di riferimento della pubblica amministrazione. Quindi un'azienda capace di servire in termini efficienti la pubblica amministrazione. Pensate che Estra serve la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio, la Camera, il Senato, le principali istituzioni della Repubblica Italiana, ma anche il piccolo comune della regione appunto, che abbiamo acquisito con questa gara Consip. Quindi una importante commessa che cuba 212 milioni di euro circa, e per diciamo un complessivo di metri cubi di gas di 340 milioni. E che poi riguarda sul complesso delle regioni italiane ormai 12 regioni. Assolutamente la maggioranza, per questo che si può parlare di primo operatore di riferimento della pubblica amministrazione. Estra
Estra non si dimentica della propria origine e vuole affermare diciamo anche un progetto commerciale tutto proprio, diciamo, tutto nostro, perché non dimentichiamo le ragioni di un territorio, la responsabilità sociale, quindi il sostegno a tutta una serie di attività diciamo, in partnership anche con le nostre amministrazioni di riferimento. E non possiamo non sostenere anche importanti realtà sportive dell'area fiorentina e l'ultima, diciamo, acquisita in questo senso sono i Guelfi che promuovono uno sport, diciamo, di origine statunitense che è una grande novità che si sta spermando in Italia. Una bella realtà sportiva che nel segno del football americano esprime anche una comunità sociale molto importante. Anche qui è responsabilità sociale, sostegno allo sport, ma anche un'azione commerciale molto mirata che parte dalle famiglie e da quel mondo meraviglioso che circonda il nostro sport.